Mi sono candidata in Grecia innanzitutto perché Syriza me lo ha chiesto e io sono stata molto contenta, perché era un modo di esprimere e rappresentare la grande solidarietà della sinistra italiana per come la Grecia è stata trattata e anche per riconoscere quanto in questi anni si è riusciti a fare per uscire dalla peggiore situazione in cui c'era, ed è stato merito del governo di Tsipras e di Syriza. L'Europa, il problema non è se dobbiamo stare in Europa o non stare in Europa, l'Europa è un terreno di lotta e bisogna lottare lì, perché solo con una forza collettiva come quella europea sarà possibile forse imporre al mondo globale di controllare le decisioni che altrimenti vengono prese senza alcun controllo democratico e parlamentare, ma solo attraverso accordi fra le imprese. E quindi dobbiamo cambiare l'Europa, non uscire o entrare. Dobbiamo però riconoscere che si deve stare lì per combattere contro la destra, che invece vorrebbe fondare l'Europa sulla competizione, la concorrenza, che vuol dire uno contro l'altro, e per affermare il principio che l'Europa può funzionare solo se ciascun paese è solidale con l'altro. E ci sono paesi più ricchi e più poveri per conto, per via della sua storia, e questo bisogna che sia la base per fare le cose che si debbono fare.